discorso del ministro mi pare un discorso che non è lontano, diciamo, dalla logica del convegno di Arso Casa di Quirino. E anzi, mi è parso, come si dice in termini politici, aperturista. E ora è molto interessante sentire quattro rappresentanti del nostro Parlamento che hanno responsabilità su appunto questo tema che stiamo affrontando, che avete ascoltato, l'ho sintetizzato per il ministro, poi avete ascoltato un po' delle relazioni, quindi poi comunque avevate ricevuto il documento, quindi non devo spiegarvi niente. Ricordo solo che temi, uno è quello legato al riscaldamento ambientale e l'altro è quel famoso fondo per il GPL, per chi deve cambiare, invece di cambiare macchina, cambiare sistema di alimentazione. Allora, partiamo, siccome c'ha poco tempo, partirei dal senatore Alessandro Morelli, che è sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prego. Innanzitutto grazie per questa opportunità di confronto, di condivisione di alcune tematiche che riguardano chiaramente, che ci riguardano, perché è inutile dire, insomma, girarci troppo intorno. La salubrità dell'ambiente e dell'aria è chiaramente un interesse comune, un interesse di tutti quanti. Dunque, per andare subito al dunque, visto che le tematiche sono assolutamente importanti e che riguardano gli interessi nazionali da quei prossimi decenni. Allora, prendiamo innanzitutto l'approccio con il quale il governo intende proseguire il percorso che ci porta verso una transizione, una decarbonizzazione sulla quale tutti quanti siamo concordi. Il percorso viene tracciato partendo da un presupposto, la neutralità tecnologica. Neutralità tecnologica che è fondamentale perché oggi purtroppo siamo stati vittime, e oggi cercheremo chiaramente di cambiare anche questa visione di modello europeo, da delle scelte che sono partite da un presupposto non tanto dell'ottenimento del miglior risultato possibile, ma dal presupposto ideologico. Quindi, è stato detto, l'idea di uccidere il motore endotermico, perché di questo stiamo parlando, compiendo peraltro un suicidio alla nostra economia nel corso dei prossimi 10 anni, beh, francamente è un argomento che da questo governo, come oramai lo stiamo dicendo in tutte le salse e lo stiamo mettendo in pratica, dalle parole ai fatti, è per noi un evento che non è assolutamente una strada che non è assolutamente percorribile. E quindi, siccome questa scelta, che è una scelta, ribadisco, totalmente ideologica, che non porta per forza un green, ma porta appunto all'ideologia, perché poi sono state molto interessanti alcune delle tabelle che sono state esposte, per esempio quelle che riguardano le emissioni, quindi il trasporto, la mobilità, e sarebbe interessante, sentite dal mio accento, io sono milanese, sono un sindacalista milanese, quindi sarebbe interessante che quelle tabelle, visto che sono alla Camera di Commercio di Milano, arrivassero a Palazzo Marino, posto che Palazzo Marino ha imposto, come sapete, la chiusura totale per i diesel fino all'Euro 5, cioè autovetture che hanno fino al massimo 7 anni di vita. Quindi, per questa ragione, dicevo, l'approccio che noi dobbiamo e intendiamo prendere è quello della neutralità tecnologica. Questa neutralità tecnologica prevede chiaramente un percorso di transizione per arrivare sicuramente a una decarbonizzazione spinta, voluta. Questa transizione prevede, come dicevamo, anche, come ho sentito, degli strumenti che sono strumenti differenti rispetto a quelli che sono stati, diciamo, sostenuti in questo periodo. Questo governo sta comunque puntando alla decarbonizzazione anche attraverso l'elettrico.
non è che abbiamo cancellato quello che è stato ideato e sostenuto all'interno del PNRR. Penso alla elettrificazione dei porti, quindi al cold ironing, penso chiaramente al tema delle colonie elettriche che devono essere messe a disposizione del nostro mercato, innanzitutto perché il nostro mercato non è un mercato chiuso. Sarebbe assurdo, Paolo, chiudere per esempio l'area del lago di Garda, 27 milioni di turisti, circa la metà tedeschi, e sarebbe assurdo non prevedere che intorno a quell'area ci sia, nei prossimi anni, una buona dotazione di colonnine elettriche, visto che quel mercato è più avanti rispetto al nostro per quanto riguarda l'autotrasporto, anche delle famiglie, sulle auto elettriche. Sarebbe veramente assurdo. Ma bisogna fare le cose con buon senso, quindi bene questo percorso, ma no, uccidere tutto il resto. Quindi, e chiudo per lasciare la parola chiaramente agli altri, partendo da questo presupposto, cioè la neutralità tecnologica e il percorso di, un percorso di transizione che sia un percorso di buon senso, questo è diciamo il mantra che questo governo ha inteso intraprendere anche con i rapporti per l'Europa, e questo deve essere chiaro innanzitutto per il nostro settore economico, per i nostri settori economici che devono avere il giusto respiro. Faccio solo questo esempio e poi mi taccio. Quanto tempo ci impiega una società di affitto di monopattini a cambiare tutta la sua, tutto il suo parco monopattini? Un anno e mezzo? Non lo so. 2 anni. Stiamo larghi in 2 anni. Una società di leasing di auto quanto ci impiega? 7 anni, 8 anni. Camion, 12, 15, 16 anni. Figuriamoci per quanto riguarda il trasporto marittimo, una nave ha una vita media di oltre 40 anni. Quindi dirci che nel 2035 stop a tutto quanto è incoerente, molto semplicemente, è incoerente con il nostro modello economico, perché qualcuno rimarrà per forza fuori, non perché l'imprenditore è cattivo e non vuole cambiare il suo traghetto, la sua nave o il suo parco di camion, ma la vita media dei mezzi che lui utilizza e degli investimenti che ha fatto, coerentemente con le proprie capacità di imprenditore, non ci stanno con queste tempistiche. Dunque, buon senso, pragmatismo, neutralità tecnologica. Quindi sulla tematica GPL che tu hai ascoltato e che abbiamo sentito, eccetera, c'è un'apertura, certo, poi abbiamo sentito il ministro, eccetera, ma c'è un'apertura del governo sulla possibilità che il GPL, insomma, benefici di qualche misura a favore, come hanno beneficiato altri settori. Allora, proprio sulla base del ragionamento dal quale siamo partiti, e cioè che dobbiamo fare un percorso di transizione che sia di buon senso e non ideologico, proprio partendo da questo spunto, io ritengo che qualunque iniziativa, qualunque tipo di combustibile possa permetterci di fare questo percorso che, come dicevo, veramente in maniera semplice, poi chiaramente ci sono i tecnici che lo potranno approfondire meglio, tutto quello che è utile per e coerente con questo sistema, con questo modello di transizione, che ha una maggiore forza di buonsenso e meno una qualità di ideologia, può rientrare. È evidente che poi sarà il Parlamento, sarà il governo stesso a prendere decisioni, ma su questo mi permetto anche, io eviterei di fare lo scontro lui è peggio di me. Io dico semplicemente, ognuno deve qualificare le migliori caratteristiche che può mettere e offrire al mercato. Sarà poi il mercato chiaramente a scegliere, non è che oggi si dice diamo un contributo all'elettrico, punto. No. Oggi noi dobbiamo dire, e questo è il percorso che tendiamo a intraprendere, noi daremo dei contributi a chi permette una migliore transizione per arrivare a quello che è l'obiettivo che è comune. Vabbè, stiamo tranquilli, Presidente.